Arriviamo al centro ippico di Pavia e come potete vedere abbiamo dei ragazzi della quarta della scuola canna che stanno strigliando un cavallo. Siamo a lezione di equitazione per il progetto Scuola Export. Assessore Faldini, siamo a metà percorso, più di 150 incontri già svolti, insomma sta andando bene. Ma io sono entusiasta e un po' questo entusiasmo viene riflesso anche attraverso le parole, i commenti dei bambini e soprattutto anche da parte degli insegnanti e delle società sportive. E direi che il progetto è riuscito a centrare proprio l'obiettivo, quello di riuscire a coinvolgere anche per discipline che sono considerate minori l'interesse e magari suscitare anche la passione dei bambini. Anche oggi qui al centro ippico ci troviamo così a fare i conti, a dover così provare anche a salire in sella, a strigliare, a pulire i cavalli, ad averne cura. Quindi un momento altamente educativo e un qualcosa che può eventualmente far generare anche un interesse che può sfociare un domani anche in passione. Io sono estremamente soddisfatto e siamo a metà del percorso, al giro di boa, benché qua non vi sia il mare. Però esiste comunque una prospettiva che si concluderà a fine anno con 300 lezioni che saranno state effettuate. Ecco, spesso si parla di promuovere lo sport nelle scuole e portare discipline sportive nelle scuole. Comune di Pavia con questo progetto lo sta facendo, sono 28 società sportive, 20 discipline sportive, tra cui appunto quella molto particolare dell'equitazione e del maneggio. Non tutti i giorni i bambini hanno la possibilità di essere a contatto con i cavalli, di montare a cavallo. Sì, effettivamente è così, lo sport è entrato a pieno titolo a scuola e raccogliendo anche l'invito del presidente del CONI Malagò che in questi giorni ha stretto accordi anche con il presidente di Regione Lombardia e con il ministro all'istruzione, noi comunque siamo già avanti rispetto a questo invito. Scuola Export è una realtà. Lo sport è entrato a scuola e c'è intesa tra i due mondi per poter far crescere con interesse e entusiasmo i nostri piccoli, avviandoli verso un corretto stile di vita. Ci troviamo in compagnia dei ragazzi della quarta A della scuola Canne, della maestra Anna Ferlisi, alla quale appunto chiediamo quanti ragazzi possono essere soddisfatti da giornate come quella di oggi. Direi che i bambini sono molto contenti sia per l'iniziativa a cui aderiamo oggi sia per un'iniziativa che abbiamo svolto la settimana scorsa. Certo è interessante anche perché hanno la possibilità di conoscere uno sport solitamente poco conosciuto, poco praticato. Sono entusiasti, sono contentissimi, alcuni stanno aspettando di cavalcare, altri stanno aiutando la signora del maneggio a strigliare il cavallo. Direi che è un'esperienza molto positiva comunque. Perfetto. Bambini, allora è da ripetere questa esperienza? Sì! Sì.